Amici nerazzurri, buonasera, voglio essere breve e conciso, sono incazzato nero. E anche dir poco, faccio questo video, sarò molto terra terra, senza editing, senza niente, una partita veramente incredibile per il risultato, ma dal punto di vista della mentalità dell'Inter, ancora una volta orrenda. Contro una Fiorentina che addirittura in classifica è dietro di noi, si avvicina ulteriormente. Ottava, con un allenatore che ha già detto che andrà via a fine stagione, con tutti i problemi di questo mondo, con delle partite schifose, ha perso addirittura con l'Empoli in casa, credo l'ultima, o fuori, comunque l'ha persa con l'Empoli, e noi puntualmente andiamo a fare la prestazione di merda al Franchi. Ormai sono un tot di anni che andiamo a fare la prestazione di merda al Franchi, ma in generale l'Inter, da quando c'è quella partita chiave della stagione e la vince o sta facendo quel filotto, in questo caso l'Atalanta, con la Juve quando c'era Stramaccioni, quel filotto con Ranieri, puntualmente ci mollano, puntualmente ci mollano. Ci sono una miriade di fattori che non funzionano. Secondo me a questo punto anche Pioli non ha più la situazione in mano. Pioli non è da grande squadra. Bisogna essere comunque equilibrati in quello che si dice, cioè è un buonissimo allenatore. Però per l'Inter ci vuole quel qualcosa in più, perché negli anni l'Inter ha sempre avuto bisogno di quel grande allenatore che gestisse anche le mancanze della società, le grandi mancanze che ha sempre avuto la società. Non so cosa dire. Non so cosa dire, veramente un Candreva che mi fa girare i coglioni, che 350 miliardi di volte prova questi cross del cazzo, il dribbling e il cross calcio d'angolo, e il dribbling e il cross che lo spara sull'altra bandierina, e il dribbling e deve fare 350 finte prima di fare quel cazzo di cross, ma gioca internamente, fraseggia. Cioè, si gioca così a pallone, si gioca così, non ci sono neanche le idee. Prima, almeno quando vincevamo quelle partite, quel filotto di partite, c'erano le idee. Poi, cosa è successo? Sono state smarrite, ma cos'è che. Cioè, piacerebbe capire questa cosa qua. Piacerebbe capire questa cosa qua. E se non volete andare in Europa League? Se non volete andare in Europa League a fare il doppio preliminare, lo dite, fate più bella figura, i tifosi si adattano e fate giocare chi non gioca, fate giocare Gabigol e i giovani della primavera a sto punto. Quindi, signori miei, ci vuole della chiarezza, perché noi siamo stati presi per il culo fin troppo, 7 anni, neanche tanto poi magari chi non può andare allo stadio, cioè sì, anche noi perché siamo tifosi, ma soprattutto la gente che si sbatte, che va a San Siro, che spende dei soldi, che va a Milano, che magari viene anche dal sud per andare a vedere l'Inter, la squadra del cuore. Questi sono 7 anni nell'oblio. 7 anni nell'oblio, 7 anni nella schifezza più totale. Il meglio che abbiamo fatto è stato un quarto posto con Mancini, un quinto posto con Mazzarri, con una squadra che faceva ancora più cagare di questa. La cosa che fa ancora più incazzare è che i giocatori buoni ci sono anche, l'ho detto nel video, non sono fenomeni, ma sono comunque buoni giocatori, che potevano puntare al terzo posto. Un quarto e un quinto posto, signori miei. Quel massimo che abbiamo ottenuto in 7 fottuti anni. Quindi questo è quello che la squadra si merita, questo è quello che noi interisti ci meritiamo, che amiamo solo i colori, lo scudetto stampato sul petto, e basta, e basta. Io Brozovic non lo facevo neanche entrare nel secondo tempo. Una partita giocata contro una Fiorentina che gioca praticamente ad armi pari con te, perché una squadra che non ha equilibrio, una squadra che non ha equilibrio come l'Inter, che dovrebbe averne invece di equilibrio, perché superiore tecnicamente alla Fiorentina. Guarda, non voglio aggiungere altro, avrei altre 350 cose da dire, ma è sabato sera e adesso, signori miei, vado a far serata e vaffanculo tutto e tutti. Iscrivetevi a sto cazzo di canale, lasciate like, mettete mi piace alla pagina Facebook, fatelo, perché sicuramente che vi siete rotti i coglioni. Basta, mi sono rotti i coglioni, vado a far serata. Signori, alla prossima.